sentire le canzoni dei Pink Floyd. Ma è una, un video dance? No. Perché questa è la serata dance, quindi ci dovreste richiedere un video dance. Fai solo per te. Comunque lo mettiamo nei prossimi giorni, il video che è richiesto dei Pink Floyd. Sì. Claudio, volevi salutare qualcuno? No. No, nessuno. Che stai facendo a casa, Claudio, stasera? A parte guardare noi. Eh? A parte guardare noi, cosa fai? Niente, sto ancora cenando. Ah, stai ancora cenando. Va bene. Allora, noi speriamo di sentirti presto, se vorrai chiederci qualche altro video. Va bene? Va bene, ok. Ok, grazie della telefonata. Ciao, Claudio. Okay, ciao. Buona serata. Vedi, basta. Siamo il video, Ibiza. Miami, Rio. Quella lì potrebbe essere una brasiliana, quella che balla nel video, eh? Veramente una bella ragazza. Comunque, Barbara, allora che cosa ne pensi veramente di questa serata dance? Allora, questa è veramente una bella serata dove si può ballare, si può ascoltare bellissima musica e si possono vedere bellissimi video. Abbiamo visto prima in un video musicale dove c'è Madonna che ballava alla sbarra. Tu per caso hai ballato alla sbarra? Sì, guarda, gli esercizi alla sbarra sono fondamentali per chi studia danza. Infatti io facevo moltissimi esercizi alla sbarra e ti dirò, guarda, molti sono veramente pesanti, difficili. Quindi hai fatto danza classica? Danza classica, sì. Sì, che la danza classica è una disciplina rigida, però sì, almeno in discoteca uno si può scatenare. Sì, certo, uno poi si può in discoteca ci si può muovere un po' come si vuole, è molto più semplice. E questa serata è la serata proprio dedicata alle persone che si vogliono scatenare. Ve lo ricordiamo sempre che al vostro televisore avrete tutti i numeri per contattarci e richiedere il vostro video musicale preferito, soprattutto musicale dance, perché questa è la serata dedicata alla musica dance. Quindi se non potete andare a ballare, potete ballare con noi stasera, perché ne mandiamo tanti video musicali dance, quindi ci piace veramente tanto. Quindi vedo proprio, guarda, che abbiamo la nostra Barbara che proprio ha preso il ritmo della serata, perché la serata è veramente una serata dance, di quelle da non perdere, veramente, guarda, chiunque stasera deve ballare, vedi? Perché sentiamo questo ritmo, proprio abbiamo qua in studio una musica di sottofondo, insomma, che proprio ci invoglia a ballare e voglio invogliarvi, soprattutto voi, a ballare e a chiamarci, perché siamo a vostra disposizione.
fate voi la vostra discoteca a casa chiamando noi e noi vi proporremo tutti i video musicali che volete. Esattamente. No, Barbara. Certo. Ci vuoi ricordare, insomma? Barbara, mi chiami la pubblicità, Barbara. Ah, sì, arriva la pubblicità. Ci vediamo fra un attimo. Hello? Okay, just a second. It's for you. Se tu non avessi parlato, quasi come se tu non avessi detto niente, ti sei innamorato. Generale, dietro la stazione, dove vedi il treno che portava il sole, non fa più fermate neanche per pisciare, si va dritti a casa senza più pensare. Stasera raccontali a un'altra, violini e rose li posso sentire. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da destra, no Thomas. Il caffè della peppina non si beva la mattina, e volete me contente, ma perché, perché, perché? Tu mi fai male di capo, ma proprio tremendo, guarda, perché ti aspirino? E che ci fa niente? E che piedi in aula, sono allergico, guarda, io quando ho mal di testa, chiamo mia moglie, facciamo l'amore e mi passa. E te chiama la chiave. Ci rivediamo, stato che prossimo, siete tornati in diretta su Telespazio TV. Io sono Justin e qua abbiamo la nostra Barbara, il nuovo acquisto della trasmissione. Vorrei veramente che Barbara ci parlasse. L'acquisto l'ha comprata lei? No, non è un acquisto nel senso che lo potete trovare nel negozio, ma un acquisto della trasmissione. Ecco, sì. Quindi, poi lei mi deve dire dove ha comprato quell'anellino. L'anellino? No, no, lei, lui. Deciditi, io sono un lui, quindi questo anellino... Lei. Ah, tu dici questo del naso. Sì. Questo l'ho preso in un negozio. Prima... Ma lei c'ha il buco là. Prima mi sono dovuto fare... Mi sono dovuto fare il buco. Ma come è raffreddato come fa? Ah? Quando è raffreddato come fa? Come faccio? Cerco di tappare tutti e tre i buchi. Porca miseria. E soffio. Come fanno tutti. Andiamo avanti. Quindi, allora, Barbara, tu quando andavi in discoteca, no? Sì. Quali erano le musiche che proprio ti piacevano molto? Ma un po' di tutto. Guarda, non ho un genere preferito, basta che mi muovevo ed ero contenta. Quindi, grazie Barbara, vedo che proprio la discoteca, insomma, è un genere che comunque ti piace. Sì.
Sì, ma con il tuo ragazzo in genere andate in discoteca? Sì, sì.